E oggi svolge al termine il progetto a scuola di primo soccorso, un progetto fortemente voluto dalla Misericordia di Mazara del Vallo. Dobbiamo ringraziare gli istituti scolastici, la Giuseppe Grassa e Luigi Pirandello per la disponibilità, e dobbiamo ringraziare fondamentalmente anche a questi ragazzi che oggi hanno dimostrato tanta voglia di imparare in quelle piccole manovre che salvano la vita. Io ricordo sempre, in Italia ogni anno 60.000 persone muoiono per arresto cardiaco improvviso. Questi bambini oggi ci stanno insegnando che attraverso la cultura del BLS qualcosa forse anche in Italia può cambiare. Io sono oggi qua in rappresentanza del 118 della provincia Palermo-Trapani. Il 118 è molto sensibile a queste iniziative che si auspica possano essere allargate in altri comuni e in altre scuole della provincia. Il BLS è una manovra che, come sapete tutti, salva la vita, e salvare la vita significa essere protagonisti in tutto, perché si auspica che il defibrillatore possa essere in uso e possa essere un oggetto comune come quello dell'estintore, perché così come l'estintore può inibire un incendio, così il defibrillatore salva una vita. E salvare la vita è tutto. La mia associazione, la mia, modo di dire, che è di tutti, la Misericordia, grazie a Dario Scaletta, ha portato nelle scuole un esercizio di salvezza della vita di alcuni che possono essere in pericolo, come l'arresto cardiaco in particolare. I ragazzi hanno accettato con grande interesse questa nostra proposta di manifestazione che Dario Scaletta ha mostrato insieme agli altri esperti della nostra associazione, come Zedun Karima Zedun, che anche lei è un'esperta del 118. Abbiamo qua a fianco il 118, vedete benissimo. E la scuola ringrazia, e noi ringraziamo la scuola di essere partecipe a questa manifestazione e a questa esperienza salvavita, possiamo chiamarla.